Buonasera a tutti dall'Istituto Italiano di Cultura, benvenuti. Scrivecer Šem z Italského kulturního institutu. Kdybyste chtěli poslouchat webinar v češtině, dole najdete svět a tam můžete vybrat jazyk češtinu. Hezký večer. Buonasera da Praga, sono Alberta Lai, sono la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura e sono molto lieta di dare il benvenuto al professor Gianni Pes, collegato dall'Italia, da Sassari, che questa sera ci parlerà della longevità dei sardi e della cosiddetta zona blu dell'Ogliastra. Il seminario di oggi, di questa sera, si inserisce nel progetto denominato Sardegna, l'Isola delle Meraviglie, un'iniziativa multidisciplinare organizzata dal nostro istituto con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e in collaborazione con l'ENIT, Ente Nazionale Italiano per il Turismo, con la CAMIC, Camera del Commercio e dell'industria italo-ceca, con l'agenzia di viaggi di Praga, Sardegna Travel e con il ristorante Icnusa di Praga. Nel corso di tutto il 2021 l'Istituto dedicherà alla Sardegna parte della sua programmazione culturale al fine di favorire la conoscenza dell'isola e valorizzare le eccellenze, le peculiarità della Sardegna in ambito artistico, cinematografico, letterario, etnografico, archeologico, musicale, eccetera. Il professor Gianni Pes, laureato in medicina, è attualmente docente di scienza della nutrizione all'Università di Sassari e da molti anni impegnato in ricerche sulla longevità umana. Proprio al professor Gianni Pes e allo studioso belga Michel Poulain si deve il concetto di zona blu che identifica un'area demografica o geografica in cui la speranza di vita è notevolmente più alta rispetto alla media mondiale. Questo poi il professore ci spiegherà meglio di quanto ho potuto fare io. Il professore è autore di oltre 100 pubblicazioni e articoli su riviste scientifiche internazionali e nel 2014 ha pubblicato, sempre insieme a Michel Poulain, il saggio Longevità e identità in Sardegna, l'identificazione della zona blu dei centenari in Ogliastra. Ringrazio quindi di cuore il professor Gianni Pes per aver accettato il nostro invito a tenere una conferenza a beneficio per il nostro pubblico di Praga. Grazie, e della Repubblica Ceca. Grazie alla traduttrice Amanda Biralova, che appunto tradurrà simultaneamente in lingua ceca l'intervento del relatore, e naturalmente grazie a tutti coloro che sono collegati dalla Repubblica Ceca, dall'Italia o da altri paesi. Auguro quindi a tutti una buona serata e passo virtualmente il microfono al professor Gianni Pes. Grazie. Credo che si debba riattivare l'audio, spero che mi sentiate. Allora, io innanzitutto buon pomeriggio a tutti coloro che mi ascoltano. Ringrazio la direzione dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga per avermi invitato a tenere questa conferenza. Io amo molto la città di Praga, che ho visitato in occasione del mio viaggio di nozze molti anni fa, e quindi ne ho apprezzato le bellezze. Diciamo che parlerò in italiano perché non conosco la lingua ceca purtroppo, e ho con me delle diapositive che ho suddiviso in due parti. Nella prima parte cercherò così sommariamente di spiegare
come abbiamo scoperto quest'area di longevità nell'isola della Sardegna, oltre un quarto di secolo fa. Invece nella seconda parte cercherò altrettanto brevemente di spiegare quali secondo noi sono le cause di questa longevità. Allora, credo di dover condividere lo schermo, quindi condividi, fatemi naturalmente sapere se ci sono dei problemi. Ecco qua, vedete le diapositive. Allora, sì, questa è la diapositiva iniziale. Allora, credo che non ci sia bisogno di dire dove si trova l'isola della Sardegna. Vedete, si trova nel Mediterraneo occidentale, a circa 120 chilometri dalla costa dell'Italia, e si trova di fronte all'Africa settentrionale. Quindi è proprio è la seconda isola del Mediterraneo per grandezza, perché la Sicilia è più grande, e questa sua posizione ha fatto sì che rimanesse isolata per secoli. La Sardegna è stata isolata per secoli, e quindi questo ha in qualche modo influito su quella che è la struttura genetica della popolazione, che rispetto ad altre popolazioni europee è un po' diversa. Ci sono alcuni villaggi, soprattutto della parte interna dell'isola, dove il tasso di endogamia, cioè l'endogamia è la tendenza a contrarre matrimonio all'interno dello stesso villaggio, o addirittura in qualche caso all'interno dello stesso gruppo familiare. Ecco, i tassi di endogamia in Sardegna raggiungono i valori più elevati in Europa, direi nel mondo. Quindi questa situazione di isolamento e di forzata endogamia ha fatto sì che si siano selezionate delle varianti genetiche particolari che sono presenti raramente altrove, va bene? Quindi c'è una situazione genetica particolare che i genetisti conoscono molto bene. Ecco qua, l'isola, ho detto, presenta una parte centrale montuosa che arriva fino a, diciamo, 1800 metri, supera di poco 1800 metri, e poi piano piano invece la pendenza del terreno scende fino alle zone costiere, e le zone costiere sono caratterizzate da numerose spiagge, e qualcuno ritiene che queste siano tra le più belle spiagge del Mediterraneo, per cui diciamo la Sardegna rappresenta ormai al giorno d'oggi una attrazione turistica per queste così bellezze paesaggistiche. Questa è la situazione attuale, però se noi diciamo pensiamo a com'era la situazione 100 anni fa e anche più indietro nel tempo, ci accorgiamo che la situazione era completamente diversa. Quest'isola era caratterizzata dalla presenza di malattie endemiche, soprattutto della malaria. Quindi, per esempio, nell'Ottocento, quei pochi viaggiatori che venivano in Sardegna, provenendo soprattutto dall'Inghilterra o dalla Francia, nei loro resoconti di viaggio segnalavano soprattutto gli aspetti negativi, quindi non solo la presenza della malaria, ma anche il cronico sottosviluppo della popolazione, le condizioni igieniche davvero scarse, e anche i costumi, diciamo, arretrati dei suoi abitanti, quindi aspetti negativi. Ed è davvero un paradosso che invece oggi la Sardegna sia conosciuta nel mondo per un aspetto positivo, qual è la longevità dei suoi abitanti. Ora, prima di proseguire nella mia presentazione, volevo dirvi quali sono stati i motivi che mi hanno spinto
ad interessarmi di longevità. E diciamo che ci sono due ragioni, una che è più personale e una invece che è più professionale. La ragione personale è molto semplice, è che nella mia stessa famiglia si sono verificati vari casi di longevità. Quello più importante per me, più famoso, è questo mio proprio zio, per parte materna, che è vissuto fino ad arrivare all'età di 110 anni. 110 anni di età, si chiamava Pasquale Frasconi, e nel 2004 ha festeggiato, abbiamo insieme festeggiato il suo 110° anno di vita. Quindi era un super centenario. Poi ci sono stati anche altri familiari longevi, per esempio il fratello di mio padre e mia nonna paterna sono arrivati all'età di 97 anni e anche mia madre è tuttora viva e ha l'età di 96 anni. Quindi l'esistenza di questi casi di longevità nella mia famiglia mi hanno spinto così a nutrire questa curiosità per queste vite lunghe. Ecco, in questa fotografia vedete il mio proprio zio, naturalmente diciamo 20 anni fa, quindi ero molto più giovane con i capelli scuri. Questa invece è la ragione, se vogliamo, più professionale del mio interesse per la longevità. È dovuta cioè al fatto che io 25 anni fa ho iniziato la mia carriera come epidemiologo e allora mi interessavo della mortalità in Sardegna, la mortalità della popolazione, no? La distribuzione della mortalità e mi aveva colpito il fatto che nei vari censimenti della popolazione in Italia e quindi anche in Sardegna i censimenti vengono fatti ogni 10 anni, quindi vengono fatti per esempio nel 1971, 1981, 91 e così via, no? Ecco, in questi censimenti quello che era evidente è che esisteva un gruppo di comuni, soprattutto nell'area centro-orientale dell'isola, in cui la mortalità era più bassa che nel resto dell'isola e anche è più bassa rispetto alla media nazionale. E la cosa davvero curiosa era che nessun demografo fino ad allora aveva segnalato questo fatto. Ecco, in questi comuni la mortalità arrivava appena all'80% del valore invece nel resto del paese. E nonostante questa differenza fosse davvero notevole, nessuno aveva segnalato il fenomeno, probabilmente perché i demografi pensavano che i dati su cui si basavano queste stime fossero di qualità scadente, cioè fossero dovuti ad errori nei documenti e quindi non ci credeva praticamente nessuno. Però era abbastanza evidente il passo successivo per capire il fenomeno della longevità è stato, vedete, questo studio del 1998, che era uno studio su tutte le persone che avevano compiuto il 100° anno di vita. Le persone viventi, diciamo così. E ad una prima analisi i centenari erano diffusi in tutta l'isola, un po' in tutti i paesi dell'isola, e forse apparentemente concentrati nelle due maggiori aree urbane dell'isola, cioè al nord e al sud. Vedete che si nota un raggruppamento di centenari. Questo però era un errore, cioè quando noi abbiamo espresso il numero dei centenari rapportandolo alla popolazione effettivamente presente nei vari comuni, tenete conto in Sardegna abbiamo 377 comuni, quindi il territorio è suddiviso in 377 comuni che sono le unità amministrative. Ecco, quando facevamo questo, vedevamo che
la distribuzione cambiava completamente, cioè anziché essere concentrati nelle città, i centenari erano invece molto più densi, la densità era molto superiore nelle aree rurali, cioè nelle aree di campagna, e soprattutto in una provincia centrale che si chiama provincia di Nuoro. Ecco, quando io presentai questi dati, mi ricordo in Francia per la prima volta nel 1999, quindi siamo alla fine del secolo scorso, venni accolto con grande scetticismo. Nessuno voleva credere ai miei dati, perché davvero il tasso di longevità era molto, molto elevato. E poi c'era anche un'altra anomalia. L'anomalia era la distribuzione tra uomini e donne. Allora, noi sappiamo che normalmente all'età di 100 anni il rapporto tra uomini e donne non è uno a uno, cioè non è uguale il numero di centenari uomini e il numero di centenari donne. Questo perché le donne vivono in media 5-7 anni più degli uomini, quindi all'età di 100 anni prevalgono le donne, e quindi nella maggior parte delle popolazioni europee, non so nella Repubblica Ceca, ma comunque il rapporto è intorno a 4 a 1, cioè 4 donne per ogni uomo, o anche a volte più alto. E invece nella provincia di Nuoro, nella zona montuosa centrale, il rapporto era davvero pari all'unità, era 1 a 1. E questo dato era talmente anomalo che i demografi all'inizio non volevano crederci, cioè era più facile attribuire questo dato assolutamente inconsueto ad errori nella raccolta dei dati. E quindi all'inizio venni accusato davvero di presentare dei dati di qualità scadente. E andiamo avanti, ecco. Diciamo che in quegli anni, ha già detto la dottoressa Lai, collaboravo con il professor Michel Poulain, che è un demografo belga, e assieme a lui abbiamo visitato tutti i comuni sardi, 377 comuni sardi, e ogni qualvolta individuavamo un comune longevo, cioè cosa vuol dire longevo? Un comune in cui il tasso di longevità superava un valore prestabilito, avevamo delle soglie, superando questi valori, allora segnavamo, vedete, in una cartina geografica disegnata a mano, con un pennarello blu, segnavamo il comune longevo. Quindi abbiamo lavorato girando tutta la Sardegna assieme al professor Poulain, per circa 6 mesi, e al termine di questo periodo la nostra cartina aveva assunto questo aspetto. Vedete i puntini di colore blu, questa è la cartina geografica autentica di quegli anni, e già nel marzo del 2000 appariva evidente che i puntini blu erano concentrati in questa area centro-orientale dell'isola. Siccome appunto parlando con il professor Poulain utilizzavamo, no, durante i nostri lunghi viaggi da un comune all'altro il termine di zona blu, perché c'era questa concentrazione di punti blu, quando abbiamo iniziato a scrivere i primi articoli scientifici il nome di zona blu è rimasto. Però quando abbiamo fatto questo nessuno di noi pensava che il termine sarebbe diventato particolarmente famoso. Quindi il termine di zona blu denota inizialmente questa area della Sardegna dove la concentrazione dei centenari era più alta che altrove, e poi quando, lo dirò dopo, abbiamo individuato altre aree longeve nel mondo, il termine di zona blu è stato esteso per indicare anche queste altre zone. Quindi oggi i demografi, grazie a noi, parlano di zone blu per indicare quelle zone del mondo dove vivono popolazioni longeve.
dove la concentrazione, per esempio, dei novantenni o dei centenari stessi è più alta. Andiamo avanti. Ecco, naturalmente questo lavoro di ricerca dei centenari nei vari comuni a distanza di 25 anni, devo dire, è stato abbastanza impegnativo e molto faticoso. Ecco, vedete che il lavoro consisteva, come si vede in questa diapositiva che mi ritrae assieme al professor Poulain, consisteva nel raccogliere dati demografici da registri. Guardate che in Sardegna, ma direi in tutta l'Italia, i dati demografici che risalgono a 100 anni fa non sono computerizzati, cioè non sono disponibili come database su computer, ma sono ancora registrati a mano, cioè su dei registri spesso polverosi e in stato anche di cattiva conservazione. E quindi, diciamo, devo dire, ho trascorso molti anni della mia giovinezza a consultare questi vecchi documenti e a trascrivere i dati di nascita, matrimonio e morte di potenziali centenari nel mio computer. Devo dire, lavoro faticoso, ma di cui non mi pento, perché poi ha dato i suoi frutti, nel senso che oggi, dopo vari decenni, l'esistenza di una zona ad alta concentrazione di centenari in Sardegna non è più o quasi più messa in dubbio e viene accettata come un dato assodato. Ecco qua, in occasione di queste visite nei comuni longevi, io che sono un medico non perdevo l'occasione per fare visita ai centenari, cioè fare delle visite a casa dei centenari. Quindi non soltanto un lavoro nei comuni, cioè negli uffici comunali dove sono conservati questi registri, ma anche una conoscenza diretta delle persone che erano arrivate all'età di 100 anni. Naturalmente poi non solo i centenari, anche i novantenni, quindi le persone longeve. Di solito, quando uno arriva all'età o supera l'età di 90 anni, la si considera longeva, d'accordo? Quindi non è necessario arrivare a 100 anni per dire che la persona è longeva. Qualcuno considera la soglia della longevità pari ai 90 anni. E quindi ho iniziato a raccogliere dati sullo stato di salute, per esempio, le abitudini alimentari, lo stile di vita di questi anziani. E quindi ho gettato le basi per lo studio successivo, che aveva appunto come oggetto lo studio medico di queste persone anziane, studio mirato alla individuazione delle cause di questa longevità eccezionale, come dirò più avanti. È stata un'esperienza anche umanamente molto, molto positiva. Vedete qua, sto conversando con questo signore che si chiamava Gaspare Mele, è arrivato all'età di 100 anni, purtroppo ci ha lasciati l'anno scorso, e davvero è stata un'esperienza umanamente molto positiva, perché ho potuto apprezzare la capacità di ragionamento di queste persone, tra l'altro persone che hanno vissuto un secolo, quindi che hanno attraversato tutti gli eventi, qualche volta anche spiacevoli, del secolo scorso, no? Come due eventi bellici, il periodo post-bellico, quindi hanno fatto anche una vita molto, molto dura. E nonostante ciò erano in grado di trasmettermi ancora qualcosa e di trasmettere soprattutto i loro valori. Ecco qua, in qualche caso l'incontro col centenario non avveniva a casa del centenario, ma avveniva all'aria aperta, perché soprattutto nella zona blu molti centenari, o quasi centenari, vivevano ancora in campagna, avevano ancora del bestiame, e quindi le mie conversazioni avvenivano proprio nel loro ambiente, quindi non in un setting artificiale, ma in condizioni davvero naturali. Devo dire anche che purtroppo poi nel corso degli anni
la presenza del fenomeno dei centenari è stata percepita come una sorta di attrazione turistica, e quindi è successo che anche alcuni centenari venissero confezionati come questo soggetto con il costume tradizionale, ecco, per attirare i turisti. Quindi sono diventati un po' delle persone che contribuivano anche ad attirare l'interesse. Però devo dire che prima, soprattutto dell'infezione da Covid-19, erano numerosi sia i ricercatori sia anche i turisti, come ho detto, che venivano in Sardegna per vedere da vicino o per studiare il fenomeno dei centenari. Allora, arrivati a questo punto, nel decennio successivo alla scoperta della longevità eccezionale della popolazione che vive nel centro della Sardegna, la nostra domanda principale è stata quella di cercare di capire le cause di questo fenomeno, cioè perché gli uomini più longevi del pianeta si trovano in Sardegna, cioè qual è il loro segreto, ecco. E allora naturalmente sono stati presi in considerazione alcuni fattori che in altre popolazioni si sa sono associati alla longevità eccezionale, no? L'ipotesi che è stata presa in considerazione per prima era l'ipotesi genetica, no? Ho detto prima che a causa dell'isolamento la Sardegna presenta delle caratteristiche delle caratteristiche genetiche particolari, no? Ci sono alcune varianti geniche che non hanno la stessa frequenza che nel resto dell'Europa. Quindi l'ipotesi era che ci fossero, a causa di tutti questi fattori, l'endogamia per esempio anche, di cui abbiamo parlato, e anche, se vogliamo, l'effetto della malaria, perché questo lo si sa, cioè la malaria che è durata così a lungo in Sardegna ha selezionato alcune varianti genetiche. Quindi una parte della differenza genetica tra i sardi e il resto degli europei dipende dal fatto che per sopravvivere alla malaria i sardi hanno sviluppato, cioè non è che lo hanno fatto consapevolmente, sono sopravvissuti quelli che avevano varianti genetiche che proteggevano dalla malaria. Quindi il fattore genetico. E naturalmente è apparso però subito chiaro che la spiegazione, cioè una spiegazione a livello profondo della longevità dei sardi, non poteva essere ascritta ad un solo fattore. Quindi si è capito abbastanza presto che la spiegazione poteva essere solo multifattoriale, cioè che più fattori, no, tra di loro interconnessi avrebbero contribuito alla comparsa di questa longevità. E poi naturalmente anche altri fattori non genetici, fattori ambientali, fattori legati allo stile di vita individuale, all'attività fisica. Però parlando ancora un po' dei fattori genetici, il fatto che questi fattori potessero essere importanti si deve anche al fatto che abbiamo incontrato persone come questo signore, vedete, il quale nel 2001, all'età di 112 anni, è stato dichiarato l'uomo più anziano del pianeta. Quindi un sardo era diventato l'uomo più anziano del pianeta, e allora i demografi pensavano che soltanto dei forti fattori genetici potevano aver contribuito a questa longevità. E infatti, se diamo uno sguardo all'albero genealogico di questo signore, si chiamava Antonio Todde, è deceduto esattamente 20 anni fa, ecco, nell'albero genealogico di questo signore si vedevano altri casi di longevità. Per esempio, sì, lui è arrivato a 112 anni, ma aveva una sorella centenaria, quindi anch'essa arrivata all'età di 101 anni. Una cugina prima era ugualmente centenaria, e anche gli stessi genitori di questo signore
vedete, erano deceduti all'età di 90 anni il padre e di 99 anni, quindi quasi centenaria la madre. E tra l'altro posso dire che due dei figli di questo signore hanno già superato, vedete, uno l'età di 95 anni e di 92 anni. Quindi casi multipli di longevità che lasciavano davvero pensare all'esistenza di fattori genetici, cioè di uno più varianti geniche che trasmesse da una generazione all'altra avrebbero fossero state causa, insomma, di questa più lunga sopravvivenza. E per questo motivo noi per lunghi anni abbiamo studiato vari geni candidati, cioè geni che avrebbero potuto spiegare il fenomeno. E soprattutto abbiamo preso in esame geni che si trasmettono, si dice, per via uniparentale, cioè che sono trasmessi solo da uno dei due genitori, cioè solo dal padre o solo dalla madre. Perché questa importanza data al sesso? Perché non dimentichiamo che dovevamo spiegare la relativa superiorità della longevità maschile, cioè in Sardegna maschi e femmine hanno lo stesso livello di longevità, però i maschi normalmente sono meno longevi delle donne, in Sardegna no. Quindi in qualche modo, in senso relativo, i maschi avevano una maggiore longevità. E quindi abbiamo per esempio preso in esame il cromosoma Y, va bene, non voglio entrare molto in dettagli tecnici, però il cromosoma Y è presente solo nei maschi, è uno dei due cromosomi del sesso, no? Sapete che i maschi hanno un cromosoma Y e un cromosoma X e le donne invece hanno due cromosomi X. Quindi questo cromosoma viene trasmesso da padre a figlio, cioè il padre può trasmetterlo solo ai figli maschi e le figlie femmine invece non lo ereditano per niente. Questo era il primo motivo di interesse. Il secondo motivo era che in Sardegna c'è una variante presente sul cromosoma Y che si chiama M26 e questa variante, come potete vedere nella cartina di sinistra, questa nelle torte, no, di colore blu, questa variante è presente almeno nel 37% dei maschi, cioè una frequenza altissima, mentre nel resto dell'Europa è al di sotto dell'1%, fa eccezione la popolazione basca, che invece presenta ugualmente questa variante, e quindi questo spiega anche una speculazione che è stata fatta in passato, per cui i sardi deriverebbero o avrebbero un'origine genetica in comune con gli iberici, con quelli della penisola iberica. Però al di là di questo, ecco, questa variante era una buona idea, cioè vediamo se c'è una correlazione con la longevità. Ecco, però quando siamo andati a diciamo misurare la frequenza di questa variante nei centenari e in un gruppo di riferimento costituito da sessantenni, cioè il confronto veniva fatto tra le persone molto anziane, centenarie, e un gruppo di sessantenni, va bene, quindi un gruppo relativamente più giovane, per vedere se c'erano delle differenze. Ebbene, queste differenze non c'erano. Abbiamo pubblicato questo articolo, i risultati del quale mettevano in evidenza una sostanziale uguaglianza della frequenza nei due gruppi. Quindi siamo rimasti delusi, perché questo voleva dire che non c'erano geni di longevità sul cromosoma Y. Ecco, non ci siamo arresi e abbiamo considerato un altro gene trasmesso in questo caso, diciamo, soprattutto per via materna, che è quello del favismo. Allora, in Sardegna, dovete sapere, esiste una malattia che si chiama favismo, si chiama così perché colpisce quelli che mangiano le fave sono dei legumi, va bene, sono venivano consumate nella dieta tradizionale anche tuttora, naturalmente. Allora, ci sono degli individui che hanno un difetto in un gene, cioè un difetto in un enzima
che è legato ad un gene, e per cui quando mangiano le fave, i globuli rossi si danneggiano e quindi fuoriesce l'emoglobina dal globulo rosso, si ha cioè una emolisi, si dice così in termini tecnici. Ecco, guardate che in Sardegna la frequenza di questa variante è molto alta, perché è quasi, diciamo, l'8-10% dei sardi hanno questa variante. E inoltre, diciamo, si pensava fino a tempi recentissimi che questa variante fosse in grado di proteggere da alcuni tumori, alcuni tipi di tumore, e dalle malattie cardiovascolari. Quindi questa sarebbe stata una variante positiva per la salute. E quindi all'epoca tutti noi abbiamo pensato, ma vediamo se allunga anche la vita. Allora andiamo a vedere se questa variante è presente nei centenari. E abbiamo ancora tempo? Sì. E quindi quando siamo andati a vedere la frequenza di questa variante, invece non abbiamo trovato che nei centenari i valori erano più alti. Quindi siamo rimasti ulteriormente delusi. Cioè, se questa variante avesse determinato la longevità, avremmo trovato nei centenari, vedete, dopo i 90 anni, un valore superiore, e invece no. Quindi anche questo è un risultato negativo. D'altra parte, quando andiamo a guardare la distribuzione di questa variante e la confrontiamo con la distribuzione geografica della longevità, vediamo che i due fenomeni sono opposti, no? C'è quasi una correlazione inversa tra longevità e variante da G6PD deficienza. E diciamo che poi anche tutta un'altra serie di geni sono stati da noi analizzati, ma in nessun caso abbiamo trovato un'associazione significativa con la longevità. E d'altra parte, diciamo, i genetisti ormai sono convinti che solo il 10% della durata della vita umana dipende dai geni. Questo vuol dire che il 90% della lifespan, cioè della durata della vita, dipende da fattori non genetici. Non genetici vuol dire fattori ambientali, le scelte individuali che facciamo nella vita, cioè lo stile di vita, l'attività fisica, se siamo sedentari oppure attivi, come ci alimentiamo, e anche fattori sociali, no? Ecco, quindi progressivamente noi abbiamo rivolto il nostro interesse a questo tipo di fattori. Quindi i nostri entusiasmi per la genetica si sono raffreddati e abbiamo pensato di prendere in considerazione queste variabili non genetiche, a cominciare dall'attività lavorativa. In Sardegna, in quest'area della Sardegna, fino a poco tempo fa l'occupazione più diffusa, cioè l'attività lavorativa più diffusa, era la pastorizia, soprattutto di bestiame ovino e caprino. E si tratta di una popolazione di pastori, sto parlando soprattutto dei maschi, popolazione di pastori che per questo motivo faceva un sacco di attività fisica all'aria aperta. Anticamente erano pastori nomadi, cioè si spostavano da una zona all'altra della Sardegna per trovare pascoli migliori, e soprattutto si spostavano lungo percorsi non in pianura ma in collina o in montagna. Quindi diciamo c'era anche un'inclinazione del terreno che ci è sembrata una variabile importante da prendere in considerazione, perché naturalmente, vedete qua, il fatto, il dispendio energetico è ben diverso se noi camminiamo in pianura oppure camminiamo lungo un pendio. Naturalmente camminare lungo un pendio comporta un dispendio energetico, quindi un surplus di attività fisica quotidiana che avrebbe potuto migliorare, diciamo, la performance fisica, quindi consentire a queste persone di arrivare a lungo in salute. Ecco, vedete, questo è un altro
studio che abbiamo fatto, dove si metteva in evidenza la distribuzione sia dell'attività lavorativa legata alla pastorizia, che in qualche modo corrisponde un po' alla zona blu e soprattutto in quest'area di montagna, ma poi anche l'inclinazione del terreno, vedete, quasi sembra coincidere con la zona blu, cioè sembra coincidere con l'area ad alta longevità, ma naturalmente si tratta di una associazione, non di un rapporto di causa-effetto. Recentemente siamo stati anche in grado di misurare direttamente l'attività fisica negli anziani utilizzando dei dispositivi, no? Che sono praticamente degli accelerometri che consentono quindi di misurare proprio il dispendio energetico. E quello che abbiamo messo in evidenza è che c'era un'attività fisica fino all'età di 90 anni molto intensa, è chiaramente più intensa negli uomini rispetto alle donne, e quindi ha rafforzato in noi questo l'idea che questa attività fisica, che peraltro era anche inversamente correlata alla disabilità, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che le persone che facevano più attività fisica erano anche quelle meno disabili con l'avanzare dell'età. E questo ci ha indotto a ritenere che l'attività fisica fosse un altro fattore importante. Tra l'altro, con questi strumenti abbiamo potuto anche documentare la qualità del riposo, per esempio del riposo notturno, del sonno, e abbiamo scoperto che questi novantenni dormivano 6-7 ore al giorno e il sonno non era interrotto. Quindi voi sapete che ultimamente sono stati pubblicati numerosi studi che mettono in relazione la qualità del sonno con la longevità, cioè le persone che dormono meglio sono anche quelle che hanno una chance maggiore di arrivare in tarda età. E il fatto che i nostri centenari avessero davvero questa attività fisica molto, molto, molto intensa, l'ho dovuto imparare a mie spese, perché ogni volta che incontravo un centenario e lo sfidavo a braccio di ferro, regolarmente perdevo io la sfida, e questo il motivo è facile capirlo, perché i muscoli di un professore universitario non possono competere con quelli di un pastore sardo avviato al traguardo dei 100 anni. Ecco, visto che abbiamo parlato anche di alimentazione, cioè accennato, diciamo qualcosa di più. Voi sapete che anche l'alimentazione è importante per la longevità. Ci sono dei dati sugli animali da esperimento che suggeriscono, per esempio, che un certo grado di restrizione calorica, cioè introdurre meno calorie con la dieta, favorisce la longevità. Quindi chi mangia meno durante tutta la vita ha una probabilità superiore di vivere a lungo. E poi ci sono dei fattori alimentari locali, per esempio il consumo di questo pane a fermentazione acida, il fatto che ci sia un consumo soprattutto di prodotti lattiero-caseari molto intenso, e poi, questo è diventato molto famoso, il vino rosso. Allora, cerchiamo di dire una parola su ciascuna di queste, su ciascuno di questi aspetti. Allora, per quanto riguarda l'introito calorico, la curiosità era quella di andare a vedere se c'erano delle differenze per quanto riguarda le calorie totali tra zona blu e la zona non blu, cioè la zona dove non c'era tutta la longevità eccezionale. E qua invece non abbiamo trovato differenze, perché sostanzialmente, vedete, il numero di calorie introdotte giornalmente si aggirava intorno a 2400-2600, addirittura nella zona blu vedete che le calorie erano lievemente superiori, ma in maniera non significativa, rispetto alla zona non blu, e chiaramente la distribuzione in macronutrienti, in carboidrati, grassi e proteine, rispecchia il classico modello di dieta mediterranea. E per quanto riguarda comunque l'impatto della restrizione calorica, c'è anche uno studio condotto dal National Institute of Aging negli Stati Uniti,
molto famoso alcuni anni fa, che non ha dimostrato che i macachi sottoposti a restrizione calorica vivano più a lungo dei macachi che invece vengono alimentati normalmente. Sì, c'è qualcuno che ha detto che però i macachi in restrizione calorica hanno alcuni parametri metabolici, per esempio il livello di zucchero nel sangue più basso, il livello di trigliceridi più basso, però non ci sono differenze per quanto riguarda la sopravvivenza. Quindi questo nell'animale, e stiamo parlando di primati, di scimmie, e nell'uomo naturalmente uno studio di questo genere non può essere fatto per motivi etici. Sul vino rosso, allora, sul vino rosso c'è stata una grossa battaglia, anche polemica, insomma, sul fatto che i sardi che vivono nella zona blu, che consumano tanto vino rosso, e soprattutto il famoso vino Cannonau, un vino sardo, ricco di sostanze antiossidanti, possano aver vissuto a lungo per questo motivo. D'altra parte, tutti noi conosciamo il paradosso francese, cioè il fatto che esistono alcune popolazioni, come ad esempio quella francese, che fanno un largo uso di vino rosso e sembrano protetti dall'aterosclerosi, cioè dalla formazione di placche nelle arterie, quindi da una comparsa prematura di malattie cardiovascolari. Ci sono dei dati, questa è una diapositiva in italiano, mi scuso, ma comunque si capisce che fanno vedere come certamente consumare una quantità eccessiva di alcol è deleterio per la salute, ma anche bere, cioè non bere affatto alcolici sembra che sia svantaggioso. Vedete che secondo queste curve i bevitori moderati, cioè quelli che bevono non più di uno o due bicchieri di vino al giorno, sono quelli più avvantaggiati per quanto riguarda il rischio cardiovascolare, sia rispetto a chi non beve per niente, cioè agli astemi, sia rispetto a chi beve troppo. Quindi qualcuno ha pubblicato molti anni fa questo articolo in cui si diceva che la longevità degli uomini della zona blu sarda si deve in parte al consumo del vino rosso, tipico di quest'area, che è molto ricco di antiossidanti. Sono state proprio anche individuate le singole molecole che sarebbero all'origine di questo effetto protettivo. Però è chiaro che dobbiamo aspettare ulteriori dati prima di formulare un giudizio definitivo sull'argomento. Andiamo avanti. Ecco, un altro alimento che noi abbiamo studiato e che è tipico della tradizione sarda è il pane tradizionale che si chiama pistoccu. Questo nome deriva dal latino e vuol dire cotto due volte, perché un tempo questo pane veniva infornato due volte per ottenere la disidratazione e quindi aumentare la durabilità del pane. Questo era il pane dei pastori, quindi doveva durare per molti mesi, cioè per tutto il tempo in cui i pastori si spostavano da un pascolo all'altro, no? Quindi questo pane pistoccu noi lo abbiamo indagato per vedere se aveva caratteristiche positive per la salute, in particolare se poteva influire sul livello di zuccheri nel sangue. Voi sapete che quando il livello di zucchero aumenta eccessivamente si ha quella condizione che è il diabete o anche delle forme di prediabete. Ecco, questo è lo studio che noi abbiamo fatto nel 2008, cioè abbiamo messo a confronto due gruppi, un gruppo di soggetti che avevano una forma di prediabete e un gruppo di soggetti normali, e abbiamo fatto consumare sia il pane pistocco, cioè quello che si mangia nella zona blu, sia il pane lievitato col lievito di birra, quindi ottenuto con modalità normali. E quello che abbiamo scoperto è che il pane a fermentazione naturale, guardate cosa fa, riduce del 25% il livello di zucchero nel sangue. E questo fenomeno ha una durata di oltre un'ora. Ma non solo questo, con nostra sorpresa, anche il livello di insulina. L'insulina è un ormone prodotto da una ghiandola che si chiama pancreas e che controlla il metabolismo
del glucosio. Quindi questi due risultati indicano che questo tipo di pane migliora il metabolismo degli zuccheri e quindi potenzialmente previene il diabete e può essere uno dei fattori, naturalmente è soltanto così un risultato che richiede una ulteriore conferma, però questo tipo di pane può migliorare lo stato metabolico dei soggetti che lo consumano. Naturalmente abbiamo studiato anche altri alimenti tipici della zona blu e abbiamo cercato soprattutto di mettere in evidenza le differenze tra l'alimentazione dei pastori e quella degli agricoltori. Questo perché, ripeto, ci ha colpito il fatto che sono soprattutto i pastori a presentare il fenomeno della longevità più che gli agricoltori. Quindi in qualche modo l'idea era che l'alimentazione dei pastori fosse più salutare che non quella degli agricoltori, no? E per fare questi studi abbiamo spesso utilizzato dei dati storici, cioè dati pubblicati anche 80 anni fa, 100 anni fa, perché secondo noi è più importante diciamo quello che si è mangiato nei primi anni dell'esistenza, più che quello che i centenari mangiano negli ultimi anni, perché chiaramente negli ultimi anni il centenario vive spesso all'interno della famiglia, per esempio dei figli in Sardegna, no? E quindi le scelte alimentari del centenario sono in realtà le scelte della famiglia, quindi non c'è più una scelta libera, mentre in età giovanile effettivamente la scelta era più libera. E sostanzialmente quello che noi abbiamo scoperto è che, diciamo, confrontando l'alimentazione dei pastori con quella degli agricoltori, nei pastori era più evidente il consumo di proteine animali, e questo è anche logico, se vogliamo, perché i pastori hanno un accesso, diciamo, più agevole alle proteine animali. Però anche dicendo questo, bisogna sottolineare che tradizionalmente la carne, ad esempio, veniva consumata abbastanza raramente, cioè prima degli anni 50 veniva consumata in media solo 2-4 volte al mese. E quindi le proteine di origine animale in realtà venivano più dal formaggio e dal latte, quindi più dai prodotti lattiero-caseari che non dalla carne. Quindi quando si dice sì, ma i pastori mangiavano più proteine, teniamo conto di questo fatto: poche proteine della carne e più proteine del formaggio e del latte, no? Poi naturalmente dopo gli anni 50, con gli anni 60 e successivamente, è aumentato anche il consumo di olio d'oliva, per esempio, di frutta e verdura, per cui attualmente possiamo dire che il modello alimentare della zona blu è quello classico della dieta mediterranea, però in passato le cose non stavano così. Ecco, sul latte di capra. Allora, questo è un altro alimento che ci ha incuriosito, perché se ne faceva soprattutto in passato un grande consumo, no? E quindi questo è dovuto al fatto che l'allevamento delle capre nell'area in questione era molto, molto esteso. E qua vedete dei dati storici del 1952 e si può vedere come il consumo di prodotti a base di latte di capra in Sardegna fosse 3 volte superiore a quello nazionale. E quindi abbiamo cercato di capire perché il latte di capra potrebbe aver contribuito. E quindi quello che si può dire è che il latte di capra ha degli effetti metabolici che sono stati riconosciuti. Per esempio, ha un effetto di abbassamento del colesterolo, quindi un uso quotidiano potrebbe avere ritardato la comparsa delle placche di aterosclerosi, che sono la causa delle malattie cardiovascolari, cioè l'infarto, l'ictus, eccetera. Inoltre, questo tipo di latte, vedete, è ricco di sostanze che si chiamano acidi grassi a catena corta. Vedete qua i nomi chimici. È stato scoperto che questi acidi grassi hanno un effetto antitumorale, cioè proteggono le cellule dalla trasformazione tumorale. Quindi
forse questi soggetti della zona blu che bevevano il latte di capra e mangiavano il formaggio di capra hanno sviluppato in misura minore tumori e malattie cardiovascolari. Qui vedete ci sono anche altri aspetti importanti, sono ricchi di carnitina che migliora il metabolismo dei grassi, sono molto ricchi anche di questi elementi come il calcio, il selenio e lo zinco. Il calcio tutti sappiamo che fa bene alle ossa, il selenio ha un'azione antiossidante e guardate che questo è importante perché noi c'è una teoria che dice che noi invecchiamo perché siamo preda, cioè siamo soggetti all'azione antiossidante. Il selenio potrebbe prevenire questa ossidazione. E poi lo zinco invece tutti noi sappiamo che potenzia il sistema immunitario e quindi rende l'anziano più in grado di resistere alle infezioni e anche all'aggressione delle cellule tumorali. Ecco, ultimamente, questo è proprio di alcune settimane fa, abbiamo pubblicato questo articolo che si sofferma su uno dei componenti del latte, e cioè tecnicamente si chiama acido linolenico coniugato. Si trova nel latte, in parte anche nella carne degli animali e noi abbiamo scoperto che mettendo a confronto gli anziani della zona blu con altri anziani che non vivevano nella zona blu o anche con giovani che vivevano nella zona blu, vedete che il valore più alto era negli anziani. Questo è un dato molto interessante, va naturalmente confermato in uno studio più esteso, però questo davvero potrebbe essere un marcatore, il primo vero e proprio marcatore di longevità della zona blu e quindi attendiamo con ansia nuovi dati. Prima di finire la mia presentazione, queste sono le ultime diapositive, volevo dire che la zona blu della Sardegna non è l'unica area longeva. Devo dire che grazie al contributo della rivista National Geographic abbiamo potuto individuare altre popolazioni nel mondo con caratteristiche simili e assieme al professor Poulin diciamo le aree che abbiamo individuato sono queste. Vedete, c'è un'isola un'isola greca che si chiama Icaria, un'isola del Mar Egeo, che ha caratteristiche molto simili alla Sardegna. Poi c'è un'isola giapponese che è Okinawa, in cui però la longevità è soprattutto femminile, quindi un po' il contrario della Sardegna, no? Ad Okinawa sono le donne ad essere longeve e invece in Sardegna sono gli uomini, quindi chi di voi è maschio o femmina può scegliere di venire in Sardegna o andare a Okinawa a seconda dei casi. E poi c'è un'altra area nell'America centrale che è la penisola di Nicoya nella Costa Rica. Ci siamo stati varie volte e lì c'è proprio una popolazione che vive in ambiente rurale, no? Nella Costa Rica ci sono soprattutto foreste tropicali, gli uomini fanno un'intensa attività fisica proprio perché sono boscaioli, cioè lavorano al taglio del legname. Ecco, quindi queste altre zone sono state chiamate zone blu utilizzando il termine che è stato per la prima volta usato in Sardegna e qua vedete che abbiamo creato un progetto internazionale che si chiama Progetto Zone Blu, che ha lo scopo di indagare queste quattro popolazioni e cercare di scoprire se hanno qualche cosa in comune, perché disponendo di quattro popolazioni possiamo davvero vedere se hanno degli aspetti in comune, quindi sarebbe più facile scoprire i fattori responsabili di questa longevità. E naturalmente abbiamo creato un network di ricercatori che sono attivamente lavorano in questo settore di studi. Ecco, qua vedete semplicemente un confronto dell'indice di longevità nelle quattro zone blu e potete vedere quello che vi ho accennato prima, cioè che l'isola di Okinawa, l'isola giapponese, detiene il record di longevità femminile, quindi non c'è nessun'altra area del pianeta
al di fuori di Okinawa, dove le donne vivono così a lungo, mentre la Sardegna detiene il primato di longevità maschile. Non c'è nessun altro luogo del pianeta dove i maschi vivano così a lungo. E io finisco con questa diapositiva. Vedete che nessuno ha la spiegazione definitiva della longevità in Sardegna, però a mio parere, diciamo, qualsiasi ipotesi che meriti di essere presa in considerazione dovrebbe spiegare, vedete, contemporaneamente questi tre aspetti, vale a dire l'aumento della longevità rispetto al resto della popolazione europea, il fatto che la distribuzione dei longevi non è casuale, ma è concentrata in quest'area montuosa, perché si verifica questa concentrazione, e in ultimo perché la longevità è uguale nei due sessi e quindi scompare quello che si chiama gender gap di sopravvivenza. Ecco, in Sardegna, la Sardegna è l'unica regione del mondo dove è assente il gender gap di sopravvivenza. Nessuno lo sa, neanche noi, e quindi io spero di, prima del termine della mia vita professionale, di vedere se qualcuno ha trovato la soluzione dell'enigma. Ecco, io ho terminato, volevo semplicemente ringraziare tutti i miei collaboratori e soprattutto i componenti dell'osservatorio. Questo non l'ho detto prima, abbiamo creato un osservatorio della longevità che ha la funzione di raccogliere tutte le informazioni sull'area longeva. Quindi con questa diapositiva io ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio ancora la dottoressa Lai per questo invito e sono a vostra disposizione per eventuali domande o per soddisfare curiosità. Grazie. Professor Pes, sono io che la ringrazio. Ho molto apprezzato il suo intervento per tante ragioni, anche personali, naturalmente, essendo sarda anche io ed avendo uno dei miei genitori che è arrivato all'età di 95 anni. Quindi, insomma, spero che i suoi geni siano stati trasmessi a me, ma soprattutto alle mie figlie. Però quindi ho apprezzato anche la chiarezza della sua esposizione, perché nonostante fossero in alcuni casi dei concetti più complessi, è riuscita a trasmetterli anche a chi come me non ha una formazione scientifica o comunque non in questo settore. Naturalmente il contenuto era di grande interesse, non soltanto per chi sardo è in Sardegna è nato, ma immagino per tanti e anche per coloro che insomma conoscono la Sardegna come destinazione turistica. Io chiedo naturalmente al pubblico che ha seguito la sua esposizione di rivolgere delle domande o di esprimere insomma l'apprezzamento o palesare curiosità, dubbi, eccetera, attraverso la chat che si trova, il bottone si trova nella parte inferiore dello schermo. Però forse posso cominciare io a farle una domanda, credo molto, molto ingenua, però siccome nella sua esposizione ha ricordato la sua formazione da epidemiologo, e considerando il fatto che in questa situazione pandemica la Sardegna attualmente sembra un'isola felice, nel senso che l'incidenza del virus in Sardegna forse è meno spiccata che in altre regioni della Sardegna, secondo lei questo stile di vita, l'alimentazione, un sistema immunitario più forte della popolazione in genere della Sardegna e forse anche in alcune zone dell'isola, ha contribuito oppure è una casualità oppure ci sono altre cause che spiegano il fatto che la pandemia ha colpito meno la Sardegna di altre zone dell'Italia e dell'Europa? Ma la ringrazio innanzitutto per la domanda. Lei immaginerà senz'altro quante volte recentemente mi hanno rivolto questa domanda, no? Perché effettivamente i dati epidemiologici sembrano suggerire che ci sia cioè che la Sardegna sia colpita in misura minore.
E devo dire anche, ma senza nessuno spirito polemico, che qualche mese fa era stata avanzata l'ipotesi che la genetica dei sardi, la genetica così diversa dei sardi e anche modificata dalla malaria, insomma, tutti questi fenomeni potessero aver selezionato delle varianti che ci rendono più resistenti. Allora, io naturalmente non ho dati a favore di questa che resta un'ipotesi. Tendo molto più modestamente ad attribuire il fatto alla scarsa densità di popolazione. Noi tutti sappiamo che la Sardegna storicamente era la regione italiana a più bassa densità di popolazione, cioè la nostra isola era un'isola spopolata, no? E conosciamo benissimo tutte le ragioni storiche che hanno portato a questo. Allora, siccome il virus per trasmettersi ha necessità di scambi ravvicinati da persona a persona, ecco, in un'isola dove è più difficile avere questo tipo di scambi, anche la diffusione del virus è inferiore. È una, diciamo, anche questa resta un'ipotesi, naturalmente, nessuno può dire questo. Non credo che nei comuni della zona blu, non credo che la popolazione dei comuni della zona blu sia stata particolarmente indenne dal fenomeno. Guardi, io ricevo continuamente dall'osservatorio e da altre persone che vivono in questi comuni i dati e le posso assicurare che il numero di casi positivi al virus SARS-CoV-2 è altissimo anche in questi comuni. Cioè ci sono dei focolai anche in questi comuni. Quindi finché gioca un ruolo la scarsa densità di popolazione va tutto bene, però se scoppia il focolaio, anche questa popolazione subisce l'invasione del virus come altrove. Quindi non me la sentirei di dire questo. Ci sarebbe, però lei ha fatto un accenno almeno allo stile di vita. Certamente una popolazione che ha uno stile di vita sano, e intendendo per stile di vita sano tutto, cioè fanno attività fisica, si tengono in condizioni proprio di fitness, e anche mangiano correttamente, quindi con un apporto di vitamine. Ecco, tutti questi fattori nell'insieme, non sappiamo in che misura, ma nell'insieme possono preparare il terreno per una certa resistenza al virus. Ecco, cioè, certamente chi non fa attività fisica e chi mangia dei cibi con uno scarso apporto di vitamine, ad esempio, è più predisposto al virus, all'infezione, questo lo sappiamo. Però sono considerazioni, devo ammettere, molto generali. La ringrazio e vorrei porgerle alcune delle domande che sono state formulate dal pubblico. Una riguarda, dunque uno viene da Leonardo Perini, e riguarda l'endogamia, è un'osservazione. L'endogamia col passare del tempo non porta alla formazione di patologie ereditarie? Ma io sono convinto di sì. Quando dicevo questo sono stato accusato di non credere all'ipotesi genetica della longevità. Quindi fare a me questa domanda mi potrebbe, però cerco di rispondere in maniera cioè senza pregiudizi. Quello che noi sappiamo è che effettivamente i figli di individui consanguinei, no? Cioè consanguinei, la consanguineità si ha per esempio quando il matrimonio viene contratto fra due cugini primi, per esempio, anche cugini secondi. La consanguinità porta al fatto di avere dei geni in comune. E quindi dal punto di vista tecnico è complesso, però cerco di dire che si diventa omozigoti, cioè si diventa più uniformi dal punto di vista genetico, cioè si perde quella che è la diversità. Ecco. E questo a lungo andare effettivamente comporta una maggiore suscettibilità alle patologie ereditarie, quindi è vero. Allora questo bisognerebbe chiederlo ai fautori dell'ipotesi genetica. Come mai l'endogamia, che normalmente è associata ad un aumento delle malattie croniche, voi la invocate invece a spiegazione della longevità?
Quindi non so se sono stato chiaro, cioè è una domanda che non va rivolta a me, che non crede ormai al ruolo della genetica, dovrebbe essere rivolta, ma naturalmente io aspetto sempre che qualche collega genetista, qualche amico anche genetista mi porti degli argomenti seri a favore della genetica, della longevità. Sono assolutamente d'accordo con chi ha posto la domanda. È strano, però la longevità non c'entra con la genetica non c'entra con la longevità. Dire questo è un'eresia, sì, è chiaro, nel mio settore di studi sto facendo un'affermazione criticabile. Le porgo poi altre due domande. Da Maya Balzanelli, buonasera professore, io avrei una domanda di tipo comparativo tra le varie zone blu, ovvero sia quali aspetti del fatto di abitare su un'isola, anche abbastanza isolata, hanno contribuito a questo fenomeno di eccezionale longevità. Faccio riferimento a Sardegna e Okinawa in particolare, perché sto scrivendo una tesi a riguardo, ma anche naturalmente in relazione a Icaria e anche a Nicoia, che ugualmente si trovano in un ambiente marino. Allora, fin dagli inizi, quello che ci ha colpito è che queste popolazioni longeve si trovavano su isole o su penisole. Quindi, isole e penisole sono geograficamente isolate, no? Quindi c'è una barriera di isolamento. Allora, in che modo l'isolamento ha a che fare con la longevità? Allora, io rispondo così. I fautori dell'ipotesi genetica qui hanno buon gioco a dire che l'isolamento comporta la selezione di varianti, però devono spiegare perché favorevoli alla salute, e quindi queste varianti aumentano la durata della vita. Io invece direi un'altra cosa, cioè direi che l'isolamento porta anche più durevole conservazione di alcune caratteristiche culturali, cioè una popolazione isolata, di solito le popolazioni isolate hanno anche uno sviluppo economico più lento, no? Lo vediamo in Sardegna, la Sardegna era considerata ed è in qualche modo ancora considerata una regione meno sviluppata delle altre regioni italiane, e questo vale in una certa misura anche per Icaria e vale per Nicoia, cioè rispetto a tutta la Costa Rica i nicoiani effettivamente hanno un certo ritardo economico. Però il ritardo economico significa preservare buone abitudini tradizionali e quindi, per esempio, mangiare meglio. La qualità del cibo è migliore ad Icaria, in Sardegna, anche in parte a Okinawa, anche se Okinawa purtroppo sta perdendo queste caratteristiche. Quindi l'isolamento ha un effetto positivo non solo attraverso il fattore genetico, ma anche attraverso il fattore culturale. Una cultura tradizionale conservata meglio e adesso anche, diciamo, c'è una consapevolezza accresciuta della popolazione, per cui c'è sempre più la tendenza di recuperare, non so, cibi antichi, modi di preparazione degli alimenti antichi, quindi questo sicuramente mi trova d'accordo. Grazie, ci sono ancora due domande, la prego di rispondere molto rapidamente. Sì, no, io lo fa, per me sarebbe un piacere continuare questa conversazione, ma il mio pensiero va soprattutto alla traduttrice, che è in attività da più di un'ora, e quindi non vorrei, insomma, affaticarla troppo. L'argomento è di grande interesse, quindi varrebbe la pena soffermarci ancora. Le leggo un'altra delle domande. Buonasera, volevo chiedere se sono stati fatti degli studi comparati sul patrimonio genetico, sull'alimentazione, sullo stile di vita della popolazione sarda e di quella del Cilento, dove pure si registra un alto numero di persone
che raggiungono un'età considerevole? Grazie, la domanda viene da Letizia Costi. No, che io sappia non sono stati fatti degli studi di confronto. Peraltro la longevità del Cilento, adesso stanno uscendo degli articoli scientifici, fino a 3-4 anni fa non si era neanche certi che fosse un fenomeno autentico. Io ricordo di aver sentito per telefono il sindaco di uno di quei comuni, di Acciaroli probabilmente, il quale mi ha, il sindaco di Acciaroli mi aveva spiegato che c'era stato un misunderstanding anche a livello della stampa locale, cioè in realtà c'era la, il fenomeno era molto più esteso e in realtà veniva attribuito in maniera impropria ad un solo comune o a pochi comuni. Quindi in realtà bisognerebbe innanzitutto verificare se il fenomeno è reale, però diciamo assumendo che il fenomeno del Cilento, della longevità del Cilento sia reale, sarebbe davvero interessante confrontarla con quella di altre zone blu, quindi a cominciare dalla Sardegna. Non è stato fatto finora, magari qualcuno lo farà in futuro e ne sarei lieto. La risposta quindi è no, non è stato fatto. Grazie. Ci sono dei ringraziamenti e poi un'ultima domanda da parte, no, forse più di un, ecco, che adesso mi è sfuggito, ma qualcuno chiedeva, ecco, grazie per i molti spunti interessanti, vorrei chiederle se avete rilevato una connessione tra longevità e socialità. Purtroppo no, perché io sono un medico, quindi di formazione biologica, diciamo così, e mi è dispiaciuto molto che in questi 20 anni non c'è stata la collaborazione da parte di studiosi con una expertise in questi aspetti. Io purtroppo non so nulla di aspetti socio-economici, vorrei aver collaborato. Adesso c'è un gruppo, credo, nella Università di Cagliari, l'università, la seconda università dell'isola, che credo si stia occupando di questi aspetti, però è prematuro dire se c'è una relazione. L'unica cosa che posso dire alla cortese intervistatrice è che qualche anno fa incontrai Susan Pinker, che è una sociologa canadese che venne da me invitata in Sardegna e poi quindi ha avuto modo di visitare questi villaggi della zona blu e qualche anno dopo scrisse un libro nel quale c'è un capitolo su uno di questi comuni e la conclusione del suo argomentare era che per fare il centenario occorre tutto un paese, quindi non si diventa centenari da soli, ma occorre il contributo di tutta la comunità. Quindi questo fa pensare che gli aspetti sociali, la socialità siano importanti, al di là di quello che può essere una mera funzione di supporto. Chiaro che se la società non aiuta l'anziano dopo un po' si spegne e quindi credo che sia davvero importante, ma mancano gli studi purtroppo, almeno in Sardegna. Bene, allora ci avviamo alla conclusione. Io la ringrazio. A questo punto, se fossimo stati tutti in uno stesso luogo, avremmo potuto fare un brindisi rigorosamente con il vino Cannonau di Sardegna, e invece ognuno di noi è libero di farlo individualmente. E una volta che ritorna a casa oppure dobbiamo semplicemente limitarci quindi a ringraziarla
per un intervento veramente molto stimolante. Ci sono diverse persone del pubblico che hanno sentito l'esigenza appunto di esprimere queste, insomma, la gratitudine per il suo interessante intervento. Io la ringrazio e speriamo che ci sia in futuro la possibilità di invitarla qui a Praga e di continuare questa conversazione su un argomento così, così pieno, certo, di spunti. Io ringrazio lei, dottoressa Lai, e colgo davvero questo invito. Mi piacerebbe tornare dopo 25 anni a Praga per viverla come adesso, sicuramente splendida e straordinaria come allora. Grazie ancora. Grazie, grazie a tutti, ringrazio il pubblico, ringrazio Wanda che ci ha accompagnato, che ha, insomma, tradotto la lunga serata di intervento e dibattito. Grazie mille a tutti, a presto, buonasera. Grazie Wanda.